Ciak si gira. Domenico Beltrami, Enrico Ambrosetti, due testimonial della sesta tappa del Candido Junior Camp Oso, Parma. Giusto? Più corta. Ponte Gagliano, Fagliano, Battipaglia. Bisogna dirle bene le cose. Domenico, per te la tua seconda esperienza dopo Reggio Calabria, freddo e neve, siamo a Parma, estate, caldo e sudore. E mosche. Come sta andando questa esperienza e come hai trovato questi ragazzi? Ah, rispetto alla prima, dove diciamo ero molto più impacciato, era la prima volta e non ero abituato a fare questo tipo di ruolo da testimonial, diciamo questa qua sta andando benissimo, poi i ragazzi mi stanno coinvolgendo tanto, mi aiutano più loro che io e quindi viene tutto più sciolto rispetto alla prima volta e poi c'ho finalmente un valido aiutante che pure lui mi sta alleggerendo molto la cosa, lui pensa agli esercizi, io li faccio e sto lì giusto per, però no, comunque è una bella esperienza. Altro aiutante, Enrico Ambrosetti, prima esperienza al Candido Junior Camp Oso, come hai trovato questi ragazzi e soprattutto in questa nuova veste di testimonial, anche una figura importante per ragazzi che si vogliono avviare al basket in carrozzina? Sì, sicuramente essere da testimonial per i ragazzi e portare l'esperienza della nazionale con me Domenico può essere stimolante per loro, anche per vedere che alla fine allenandosi si arriva a un buonissimo risultato. Sono tutti all'inizio o comunque qualcuno ha già cominciato ad approcciarsi al basket in carrozzina, ci sono buonissimi atleti, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi e bisogna insegnare loro la nostra esperienza e noi siamo qua apposta per quello. Posso aggiungere una cosa? La cosa più bella è vedere che comunque per loro sei un idolo e ti trattano come se un idolo alla pari dell'NBA e poi comunque viverla con leggerezza come la vivono loro e pure noi fuori da sempre raduni nazionali, viverla due giorni così è fantastico, senza pensieri, tutto così, solo per divertimento, è bellissimo. Infatti abbiamo sentito nelle prime interviste fatte ai ragazzi che la maggior parte ha voglia di continuare, ma soprattutto punta alla Serie A, punta alla nazionale. Voi ci siete arrivati, ecco, che consigli volete dare a questi ragazzi e cosa avete fatto voi, che esperienza volete portare? Come ha detto anche ieri il calciatore, quello del Parma, per arrivare devi fare tanto sacrificio e tanto allenamento. La prima cosa è riuscire a farli appassionare e fare in modo che continuino da qui in poi a farlo costantemente, poi lavoro e sacrificio. Per te Enrico? Beh, sicuramente la dedizione e il sacrificio che bisogna fare per arrivare a degli alti livelli, lo sappiamo tutti che bisogna farlo perché se no non si arriva da nessuna parte. E se si vuole arrivare in Serie A nazionale bisogna dedicarci tempo, costanza e soprattutto tanta voglia, che loro vedo che ne hanno tantissima e stare in mezzo a loro ti fa voglia anche a te di giocare ancora di più e dimostrare che sei all'altezza e di portare un esempio per loro soprattutto. Abbiamo sicuramente affrontato dei temi seri, adesso entriamo un po' anche più nella serietà di questo camp. Cosa vuol dire stare in camera con Enrico Ambrosetti? Oddio, è una punizione medievale. Addirittura, sentiamo la risposta del compagno di stanza. Beh, sicuramente le sveglie di Domenico non sono proprio bellissime. Stamattina mi è venuto a scuotere in mezzo alla notte. Le sveglie anche sul cellulare, cioè delle musiche particolari? Sì, che ho più a pizze, le sveglie sul cellulare. No, però comunque lui si deve ritenere fortunato che se non fosse per me lui sarebbe in camera. Io gestisco un po'. Tu sei un po', diciamo, il capo della stanza. Il tutore, sì. Ok, diciamo, quindi lui non riesce a sperimentare l'autonomia perché tu gli stai troppo addosso. Fallo svegliare da solo domani. Ma il problema è che comunque chiediamo ogni sera l'assistenza per togliergli il pigiama e lui gira col pigiama costantemente, tutto il camp che gira col pigiama e nessuno viene a dargli una mano, è un casino. Quindi io direi di fare un appello all'assistenza del camp, venite ad aiutare Domenico Beltrame questa sera, ecco un appello. Esatto, non prendete quelle cose come uno scherzo, io parlo seriamente e ci sto rimanendo comunque molto male perché veramente per la serietà, anche perché c'è qualcuno ieri che voleva aiutarlo in doccia. Sì. No, no, non la so, no. Ah, non la sai? Domenico, hai bisogno di aiuto? No, no, c'è qualcuno che l'ha presa troppo seriamente, ma ce la faccio da solo, si fa tutto un po' così per scherzo, però ben venga, almeno evito pure quella fatica. Sì, a proposito dei sacrifici per arrivare in Serie A, ci sono anche altri sacrifici. Sì, sì.
farsi la doccia da solo e imparare tutto questo. Com'è non cambiarsi il pigiama tutti i giorni per andare anche a scuola, a vivere? Cioè, tu vivi col stesso pigiama da sempre? Vivo col pigiama e purtroppo ne pago le conseguenze. Comunque non lavarsi e stare sempre vestito non è una bella cosa. L'assistenza per lavarsi anche, com'è? Non l'ho ancora sperimentata, guarda, spero che entro stasera te lo posso dire, però non è una bella cosa. E non è una bella cosa che non vengo calcolato, insomma. Ti senti un po' emarginato da questo camp? Molto, molto. Quindi, diciamo, ecco, fai un appello a chi ti sta emarginando, soprattutto perché tu vuoi essere un po' considerato. Sei venuto qua non per fare, la bella statuina nell'angolino. Guarda, non c'ho più parole, non mi viene più, perché comunque ormai mi hanno considerato così, mi hanno preso così e devo solo stringere i denti. Dai, manca un giorno. E tu, la tua domanda per Rico, puoi anche andare extra camp nel personale, qualcosa di cattivo? Ne faccio comunque una semplice, adesso un po' seria, diciamo, legata al camp. Per te com'è stato, come l'hai presa comunque vivere qua e aiutare questi ragazzi? Beh, aiutare anche Domenico. Allora, la parte più impegnativa del camp era sicuramente stare in camera con Domenico ed aiutarlo e farlo svegliare la mattina. Poi il fatto che mi hanno chiamato, sono super contento, perché aiutarli ed essere presente qua fa ben volere, cioè, ti fa essere, come ha detto prima Domenico, essere un po' la stella quando tu fai uno sport che pratichi e ti piace. Se riesci ad essere d'esempio è sempre molto bello. Il fatto che ti fermi a cena, dopo cena soprattutto, a fare due chiacchiere sul basket, ma anche sulla vita privata, personale, di come sei arrivato a questi livelli e tutto, è bello e ti fa sentire bene, torni a casa con un'esperienza molto positiva. Perfetto, grazie testimonial. Salutiamo soprattutto al mio 3, 1, 2, 3, Morone. Morone.